Intanto buonasera a tutti, ringrazio la dottoressa Cusumano per l'invito e ringrazio anche e soprattutto voi per la pazienza di essere qui in quest'ora, insomma, in cui vorremmo essere tutti da un'altra parte. Cercherò di annoiarvi il meno possibile e di andare soprattutto a fare un discorso molto concreto. Io mi occupo di problematiche penali, sono un penalista. Mi è stato chiesto qui di affrontare un po' i profili penali di queste questioni che purtroppo vi interessano e che interessano come voi molte altre persone. Profili penalistici che sicuramente ci sono. Come accennava prima la dottoressa, ci sono delle indagini in corso da parte di diverse procure italiane, indagini in corso per una serie di reati. False comunicazioni sociali, ho anche detto falso in bilancio, abuso di informazioni privilegiate, aggiottaggio, addirittura in alcuni casi estorsione, truffa, quindi varie ipotesi di reato. Io adesso non entrerò nel tecnico perché ci sono molti tecnicismi che forse magari non vi interessano. Il mio scopo più che altro è quello di capire cosa fare, quale può essere, premesso questa situazione, quale può essere l'obiettivo verso cui tendere. E su questo io mi dispiace se forse vi deluderò, ma insomma non voglio creare disinformazione, non voglio creare nemmeno facili come dire, aspirazioni o aspettative, come invece so che spesso alcuni miei colleghi anche penalisti fanno. So che ci sono molti studi che propongono dal punto di vista penalistico le più svariate azioni, esposti collettivi, esposti singoli, ho sentito un po' di tutti i colori, facciamo questo, addirittura ho sentito parlare di class action penali, non esistono le class action penali, lo dico subito. La dottoressa diceva giustamente prima bisogna valutare se addirittura sia possibile fare una class action civile, nel diritto penale non esistono le class action penali, esistono forse degli esposti collettivi, bisogna vedere se ha senso farli, perché ovviamente la situazione di ognuno di voi è diversa e non ha senso entrare tutti in un grande calderone in cui poi dopo si perde anche la propria individualità. Questo non giova ai fini del processo. Esiste la possibilità di poter fare degli esposti, questo sì, degli esposti in procura, affiancandosi a quelli che sono già stati fatti correttamente anche da parte delle associazioni, anche da parte di alcuni altri cittadini, e anche, diciamo, affiancarsi un po' all'attività di indagine che è già stata avviata sostanzialmente dai pubblici ministeri e dalle procure d'Italia. Esiste la possibilità di fare questi esposti finalizzati a cosa? Finalizzati alla possibilità di costituirsi parte civile nel procedimento penale. Costituirsi parte civile nel procedimento penale vuol dire entrare a far parte di un processo penale in cui si è una parte eventuale, perché le parti necessarie sono l'imputato, il pubblico ministero e il giudice, entrare a far parte di questo processo penale per chiedere un risarcimento del danno. Esiste questa possibilità. Il mio punto di vista, e quello che adesso cercherò di trasmettervi, è quello di capire, premesso che questa possibilità esiste, se ha senso percorrerla. Perché, ripeto, io sono piuttosto scettico su alcune considerazioni che vedo, leggo a volte dei blog, parlo con dei colleghi, mi sono anche confrontato con alcuni pubblici ministeri. Non vorrei essere, come dire, pessimista, ma io penso che quando si ragiona di diritto penale, nell'ambito di un procedimento penale, bisogna essere sempre molto cauti. Cauti perché il procedimento penale ha delle logiche molto diverse da un procedimento civile. Sono critico perché questo spesso, purtroppo, soprattutto in situazioni come questa, l'abbiamo visto in decine di casi, spesso c'è un cosiddetto abuso dello strumento penale. Lo strumento penale, sicuramente, anche quando vi viene proposto dagli avvocati, da altri avvocati, magari, è uno strumento sicuramente importante, che può avere una forza dirompente, ed è per quello che forse ve lo propongono, perché ovviamente mette pressione sull'altra parte, che magari vorrebbe, come dire, non avere un procedimento penale pendente, e quindi forse è disposta in un certo senso anche a trattare per evitare di avere un procedimento penale.
È uno strumento certo che ha delle tempistiche più ridotte rispetto al civile, ha dei costi più ridotti, può farvi ottenere anche un vantaggio maggiore, certo, tutto vero, è uno strumento molto forte, ma è uno strumento del quale non bisogna, almeno a mio avviso, abusare. Perché è uno strumento che se viene utilizzato non in maniera corretta, può tornare indietro come un boomerang. Ok? Perché dico questo? Perché è evidente che se nell'ambito di un procedimento penale, io ne ho sentito un po' di tutti i colori, insomma, al di là del procedimento penale nei confronti dei vertici societari, ci si stanno intentando anche tutta una serie di esposti nei confronti dei promotori finanziari, piuttosto che delle persone con le quali voi magari avevate un rapporto più confidenziale rispetto alle quali voi vi siete sentiti traditi, magari giustamente, però un conto è la fattispecie astratta, un conto è quello che concretamente si può riuscire a dimostrare. Un conto è la verità reale, quella che voi sapete meglio di tutti, un conto purtroppo è la verità processuale che deriva da un procedimento penale, che non necessariamente coincide con la verità di quello che vi è accaduto. E questo dico, lo strumento penale non va abusato, perché se lo strumento penale viene abusato e purtroppo poi dopo, proprio perché è stato mal utilizzato, la risposta dello strumento penale è negativa, quello stesso strumento che noi abbiamo cercato di azionare per ottenere un vantaggio importante, come dicevo, ci può tornare indietro come un boomerang, perché ovviamente l'altra parte che cosa farà? No, certo, chiede anche i danni, sicuramente, chiede anche i danni, può fare una controquerela per calunnia, per diffamazione, qualcuno ha ricevuto anche quello, certo, ma non è nemmeno quello che mi preoccupa di più. Può semplicemente utilizzare quello che noi abbiamo fatto contro di noi. Se io ho fatto un esposto penale, questo esposto penale non è mal costruito, cioè non è ben costruito, è mal costruito, e determina un'archiviazione o determina una assoluzione della persona nei confronti della quale io ho fatto l'esposto, questa persona che cosa farà? Prenderà quella sentenza, quel provvedimento di archiviazione e lo produrrà sul piano civile e dirà: guarda giudice, mi hanno fatto un procedimento penale rispetto al quale sono stato assolto, quindi ho tutte le ragioni di questo mondo, adesso tutelami anche sul piano civilistico. E magari sul piano civilistico, dove invece si poteva ottenere qualcosa, ci diamo la zappa sui piedi. Questo perché? Perché il procedimento penale, e questa è una cosa che forse non vi viene mai detta, io cerco di semplificarvelo, però è molto complesso, ma cerco di semplificarvelo, il procedimento penale rispetto al procedimento civile è un altro mondo, ragiona su delle logiche completamente diverse e con dei limiti completamente diversi. A mio avviso il procedimento penale in casi come questi incontra almeno 5 limiti fondamentali. Primo limite, per azioni di questo genere, quindi per indagini come quelle che sono in corso nei confronti dei vertici, delle banche, per le quali voi potreste valutare di costituirvi parte civile per chiedere i danni, ebbene sappiate che questi reati di cui stiamo parlando sono reati molto complessi. Sono reati che prevedono tutta una serie di elementi strutturali, i quali devono essere dal pubblico ministero dimostrati tutti, ad eccezione di nessuno. Perché se non viene dimostrato anche solo un elemento strutturale di quella fattispecie di reato molto complessa, e non stiamo parlando del furto di una mela, o non stiamo parlando del pugno dato a una persona, stiamo parlando di fattispecie di reato, lo capite da soli, molto complesse, se manca anche solo un elemento strutturale, il giudice deve, per legge, assolvere l'imputato. Primo aspetto. Secondo aspetto, il profilo probatorio. Nel procedimento penale non è sufficiente dimostrare di aver ragione, ma guardate tutti i film, magari le serie TV legali, sapete tutti che bisogna dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio. Questa non è una frase che viene utilizzata nei film per modo di dire, ma è un articolo preciso del codice di procedura penale. Se quindi nell'ambito del procedimento penale l'avvocato
il mio avvocato di parte civile e il pubblico ministero sono stati molto bravi, ma l'avvocato dell'imputato è stato anche meno bravo, ma così bravo da creare almeno un dubbio in capo al giudice, il giudice ha l'obbligo di assolvere l'imputato. E questo è un secondo limite. Questo limite non c'è nel procedimento civile. Nel procedimento civile c'è comunque un onere probatorio, adesso non voglio mettermi qua i colleghi, ma è sicuramente meno esigente del procedimento penale. Nel procedimento penale, siccome parliamo della libertà personale di una persona, al giudice non può bastare la dimostrazione del fatto, ma non deve avere nessun dubbio su quel fatto. E questo potrebbe creare dei problemi. Terzo limite importantissimo. Il procedimento penale ragiona su reati, ne abbiamo visto qualcuno, e questi reati possono essere soggetti a una cosiddetta spada di Damocle, che è data dal tempo, ovvero qualsiasi imputato può essere assolto per prescrizione. Il tempo richiesto per la prescrizione dei reati, che attualmente, non so se ci saranno nuove qualificazioni giuridiche, nuovi reati contestati, ma per i reati che sono attualmente contestati, il tempo di prescrizione richiesto dalla legge è di 7 anni e mezzo. 7 anni e mezzo, qualcuno dice insomma, io dico che è pochissimo, perché 7 anni e mezzo vuol dire 3 gradi di giudizio. Da quando è avvenuto il fatto, penso che nemmeno un anno, ma siamo ancora in fase di indagini, il processo deve ancora iniziare in primo grado. Dopodiché ci sarà il primo grado e l'avvocato dell'imputato sarà molto bravo a, come dire, fare il suo lavoro, sarà molto bravo anche a perdere tempo. I tempi della giustizia in Italia non sono così rapidi, ci vorrà del tempo per arrivare in primo grado. E arrivati in primo grado, magari anche con una sentenza di condanna, che cosa credete che faranno questi signori che rischiano grosso? Faranno di tutto, pagheranno l'avvocato e faranno appello. E ci vorrà del tempo per fare l'appello. E se anche perdessero l'appello, fossero condannati in appello, andranno in Cassazione. Questo ve lo posso dire per certo, in casi come questi, gli imputati non hanno ormai più niente da perdere, sono stati beccati con le mani nel sacco, quindi faranno di tutto almeno per evitare le condanne penali. E fare di tutto vuol dire all'avvocato: trascina il processo per le lunghe, più lungo possibile, arriviamo fino in Cassazione, pago quello che c'è da pagare e non precludiamoci anche la strada della prescrizione, che purtroppo per voi è un limite importante, perché io ho il sospetto che se i reati contestati rimarranno questi, ho il sospetto che 7 anni e mezzo non basteranno, ok? E se 7 anni e mezzo non bastano e questi signori vengono assolti per prescrizione, non c'è nessuna condanna penale e quindi non c'è nessun diritto a un risarcimento del danno in sede penale all'esito della vostra costituzione di parte civile. Allora io mi chiedo, ha senso farla? È una domanda che lascio a voi. Qua la risposta direi che è abbastanza, e lo dico contro i miei interessi perché faccio l'avvocato penalista, avrei tutto l'interesse che voi mi diciate facciamo esposti su esposti, facciamo costituzione di parte civile, perché io faccio quello di mestiere, lo dico contro i miei interessi, sto cercando di fare i vostri. Prego. Dovesse venire una modifica al codice di procedura per la sospensione dopo la sentenza di primo grado, queste persone che sono in giudizio varrà anche per loro, oppure è nota che prima non c'è? Allora, questo è un bel dilemma, è un dilemma a cui non so rispondere, non so il futuro, nel senso che ovviamente il legislatore potrebbe anche prevedere una deroga a un principio che è attualmente vigente, che è il principio del cosiddetto favor rei, e quindi della irretroattività della norma penale sfavorevole, mentre c'è la retroattività. Sfavorevole per chi? Sfavorevole per l'imputato. Ok? Quindi, se il legislatore non prevede una norma di carattere speciale, che poi potrebbe essere sottoposta a dubbi di legittimità costituzionale, per la quale questa norma evidentemente sfavorevole per l'imputato deve retroagire, se il legislatore non prevede questo, a mio avviso questa norma andrà applicata solo per i procedimenti
e per i reati che devono ancora commettersi e non per quelli che si sono già commessi. Quindi non ce ne potremo giovare. Al contrario, e faccio addirittura quindi un sesto limite, devo ancora finire gli altri, gli ultimi due, ma ve ne aggiungo uno in più, se addirittura invece il legislatore domani decidesse di depenalizzare uno di questi reati, ipotizziamo che depenalizzasse il falso in bilancio, no? Qualcuno in passato ci ha provato, se decidesse di depenalizzarlo, quella depenalizzazione si applicherebbe retroattivamente, perché è favorevole all'imputato. Questo è un ulteriore limite, è un limite di cui bisogna tenere in considerazione, perché io sto andando a spendere dei soldi per fare una costituzione parte civile, per avviarmi in una battaglia legale con tutta una serie di possibili paletti, quindi devo sapere quello a cui vado incontro. Quarto limite, oltre a questo, penale, io parlo solo di penale, di civile non so nulla e lascio parlare chi ne sa. Quarto limite, ovviamente abbiamo detto questi signori punteranno a buttare la palla lunga, passatemi il termine, a far trascorrere tempo, adiranno tutti i gradi di giudizio possibili, primo grado, appello, Cassazione. Ovviamente questo per voi costa, perché al di là io so che alcuni vi propongono l'esposto collettivo, 50 euro, 100 euro a testa, facciamo l'esposto collettivo, sì, e poi costituzione di parte civile, quanto costa? E stare nel processo per 7 anni, quanto vi costa? Costa, e costa a rischio di non ottenere nulla. E perché anche a rischio di non ottenere nulla? Quinto limite. Perché nel procedimento penale, a differenza che nel procedimento civile, in cui l'avvocato Luciani valuterà anche se andare nei confronti dell'amministratore, ma soprattutto se agisce nei confronti della banca, nel procedimento penale non si agisce nei confronti della banca, si agisce nei confronti degli amministratori persone fisiche, che possono essere ricchissimi, possono essere i Remida, ok, ma possono essere stati molto furbi a far sparire i beni, l'hanno già fatto. E se muore qualcuno? Siamo sicuri di questo, ma anche se non l'avessero fatto, ovviamente capite da soli che per quanto possono essere ricchi, non saranno mai così capienti come una banca. E se ci sono 5.000 costituzioni di parte civile in cui ognuno avanza 1.000 euro, sono 5 milioni di euro, non è detto che riusciate a prenderli. Quindi, io lo ripeto, lo dico contro il mio interesse, lasciamo che le procure facciano il loro lavoro, perché è giusto che questi signori, speriamo, ottengano una condanna penale, però azionare la strada della costituzione di parte civile e del risarcimento civile nel procedimento penale, secondo me, almeno dal mio punto di vista, poi potrò sbagliarmi, spero che per chi si costituirà parte civile io mi sbagli, però non vorrei essere pessimista, ma dal mio punto di vista una strada di questo genere è una strada rischiosa, costosa e che forse non porterà a nulla. La strada, secondo me, e ripeto, lo dico contro il mio interesse perché io non faccio civile, adesso loro sì, anche loro, la strada secondo me è il procedimento civile, quella è la strada maestra. Perché lì andate con un soggetto capiente e andate con dei mezzi validi che si stanno anche evolvendo senza tutti questi limiti e probabilmente se ci saranno delle condanne che il pubblico ministero ha tutto l'interesse di portare avanti il procedimento penale e far ottenere delle condanne, se ci fossero anche delle condanne in primo grado, in secondo grado, anche non definitive, forse comunque nel procedimento civile potreste comunque giovarvene sulla base di quanto dicevano i colleghi. Quindi il mio consiglio è concentrate gli sforzi dove ha più senso. Nel procedimento penale forse non ha così senso. Basta.